Signore e signori, benvenuti al Monk e vi voglio presentare Edoardo e Luca per la quinta puntata della terza stagione di Kashmir Podcast. Tamago si ringrazia il Crodino per la collaborazione. Beh, signori, fatecelo sentire questo applauso, siamo al Monk! È la quinta puntata della terza stagione del Kashmir Podcast. Un podcast che se dovessimo definirlo lo definiremmo morbidissimo. Che ridere, ha ha ha. No, veramente avete reagito così, siete così. Fateci sentire un grande applauso, ragazzi. Grazie mille per essere qua. Grazie. Se si potesse fare in questo momento un etilometro a Carmelo Avanzato, si romperebbe il sistema. Esatto, della polizia italiana. Ma non è possibile questa cosa. Non è possibile, c'è un problema. L'assunzione degli aminoacidi dell'alcol. Fate un grande applauso a Carmelo Avanzato, signori. Che... Grazie, grazie, ciao. In realtà i locali dovrebbero avere un etilometro, lo vado a fare e vi dico qual è il risultato, così imparate qualcosa. Ah, che bello. Stai andando a fare, davvero? Stai andando un etilometro in diretta. Giuro, no, voi fate lo spettacolo. Okay. Siamo su Rai 1 e adesso, come dire, non era mai capitata una cosa del genere. Guarda, ma voi avete... Stai andando veramente a fare l'etilometro. Adesso gli diranno: no, guarda, abbiamo una birra. So. Esatto, va bene, uguale. Sì, grazie. Aspetta, posso fare la scena qui? Certo. Scusami, aspetta. Ok, ce l'hai. Avete un chilometro per caso? Ti ricordi quando noi controllavamo questo podcast? Sì, sì, quando riuscivamo a controllare quello che succedeva? Qual è? Ok, come funziona? Carmelo. Ah, è la prima volta che non lo uso in versione anale. Esatto. Ok. Ma questo è un test di gravidanza, veramente. Abbiamo già fatti 4 oggi. Anche il microfono ospiti, perché mi sta spiegando come funziona. Va bene, nel frattempo, Carmelo, se ce lo consenti, noi andremo avanti con il nostro pregiato programma. Siamo qui al Monk, siamo in una location d'eccezione. Siamo in una sala meravigliosa, illuminata benissimo, noi siamo ripresi da più e più camere e il motivo per cui siamo ripresi così bene è soltanto uno, c'è una persona, un direttore della fotografia meraviglioso, regista, videomaker, il ragazzo un po' Tigre del Bengala, un po' Vittorio Storaro di noi altri. Allora, signori, fate un grande applauso a Tahir Hussein. Ma è rientrato... Ah. Eccolo, eccolo. Come Mosè... però Mosè è buono, no? Quello che spende poco, io so, se siamo capiti. Oh. Sono il Mosè della Luna Calante. Sono proprio il Kanye West di Trastevere. Sì, vabbè. Sì. Bravo, di se stesso ha detto 5 minuti fa, parlando di quanto era riempito il suo piumino North Face rispetto a quello del suo amico Matteo: er tuo sta a 7,50, il mio a 200. E io ho detto: ma come fai a sapere queste cose? Ma io sono stilista. Quindi è sbruffone non solo davanti ai microfoni, ma anche dietro le quinte. Fategli ancora un grandissimo applauso. Modestamente sono stilista. Molto di più dietro le quinte. Molto di più, certo, che davanti al microfono, assolutamente. E ci sarebbero tante introduzioni che potremmo utilizzare per le ragazze, le signore del podcast, ma forse è il caso di citare quella che ha usato Carmelo poco fa. Carmelo ha passato i microfoni a Cecilia e Alice e gli ha detto: tenete i microfoni con le ali.
Dovrebbe far molto più ridere questa cosa. L'hai detto, insomma, da una persona che sta andando a elemosinare un etilometro al Circolo degli Artisti, sì, chiuso 27 anni fa. Fate una pausa, signori. Ce l'ho. Ah, ah. L'hai trovato? Sì, nel, sì, frattempo, nel frattempo, Cecilia Attanasio e Alice Oliveri, questa sera qui al Monk. Buonasera. Ciao a tutti. Posso dire che il mio microfono è un po' appiccicoso? Esatto. Perché te l'ha passato Carmelo. È per quello, lo sticky. Quindi, microphone. Più tardi farò un test di gravidanza. Esatto. Oh, vedi, a ciascuno il suo, che poi vedi, sarà lo stesso che utilizzerà lui adesso. Carmelo, hai già fatto l'etilometro? C'è scritto che se lo usi al contrario è anche un test di gravidanza, eh? Ok, perfetto. Eh sì, era la stessa battuta che abbiamo fatto. Scusate, era un po' la stessa. Ma lui è così, quando parte con l'assolo, chiude gli occhi, Mark Knopfler inizia e va e non lo sente nessuno. Swing. Stavo leggendo le istruzioni, veramente. Vai, allora dopo facci sapere. Ma veramente qui al Monk hanno gli etilometri a disposizione per le persone coscienziose come te? Beh, i locali in teoria dovrebbero averlo a disposizione dei clienti per... Oddio, mi attacca il pippone da finto dietista. Sicuramente. Ma è tu che sei così attento alla dieta e tutto? L'alcol fa bene, fa male, fa ingrassare, tanti zuccheri. Ma possiamo anche dirlo, ovviamente, che state esagerando. Ma due peroni da 33, secondo voi? Cioè, io vi posso portare a casa tutti uno a uno? No, questo no. Io non l'augurerei a nessuno, Carmelo, proprio in generale. In generale, no, ma io vado vita. Sempre a marcia indietro sul raccordo, eh? Mi esatto, piace così. No, non è una cosa faccio, no, magari la corsia esterna, interna, è uguale, la stessa cosa, non c'è nessun problema. Ma dove? Su un monopattino? Dove li porti? Eh sì, ma è vero, perché non è la macchina, Carmelo. Tahir, non mi fare arrabbiare, eh? A proposito, ecco, a parte fammi dire, Carmelo potrebbe avere questi problemi, noi non li abbiamo perché beviamo Crodino, giusto? Sì, un saluto agli amici, un saluto agli amici del Crodino, esattamente, che non possono, insomma, grazie Carmelo anche, grazie, per questo, sì, c'era, assist. C'era Giulio Maria Crodino che ha fatto, una sola persona ha fatto e poi si è reso conto che stavamo parlando. L'erede Crodino, esatto. L'erede Crodino della famiglia. Chissà che tipo è l'erede Crodino... Non so, dovremmo chiederlo ai nostri amici. Poi glielo chiediamo. Prossima puntata ve lo chiediamo. Stavo dicendo, non mi fare arrabbiare, ha detto Carmelo. Luca Ravenna. Che diciamo è un argomento, la, non il rapporto di Carmelo con Tahira, ma la rabbia. Quando abbiamo parlato, prima Carmelo ha detto qual è il tema della puntata, mi ha detto la rabbia, non la malattia. Sì, stato un po' di... dopo chiederemo a lui cosa ne pensa. A livello di coscienza di Carmelo, c'è questa rottura di coglioni che a Natale siamo tutti più buoni. Si dice? No. Esatto, si dice. Dovevi vedere prima il traffico a Porta Maggiore, come le persone erano tutte più buone. Vero, rilassate. Ah, sì. Non c'è nessun problema. Ho lavorato per 11 ore al centro team, non c'è nessun problema, sia tranquillo, anzi vada più piano per entrare nel secondo arco di Porta Maggiore, io devo andare sulla Casilina, ma non c'è problema, mi rimanda indietro verso Scalo San Lorenzo, mi rifaccio tutta la tangenziale al contrario verso lo Stadio Olimpico, tantissimi auguri anche a lei per un sereno Natale. Vada pure tranquillo. Sì, questo... No, se volete applaudire... Avete trovato traffico per arrivare voi? Cioè... Ma che è successo? Ma si sa che è successo? Che cos'è? È Natale? Natale? Infatti, vedi? È la pioggia. Ma ha piovuto. La pioggia? Ah, certo che ha piovuto. E il Natale. La pioggia e il Natale, due cose che a Roma... Esatto. Ingestibili. Noi reagiamo con un'alzata di spalle alla, certo, pioggia a Natale. Tipo, sì, ma certo. Ma che perché? Bello, che problema fine c'è? Anno. Ma quanto me la godo Roma a Porta Maggiore. Sei che ore. Bellezza, esatto. Piacere di stare fra amici. Sì. Un pallone che rotola nella coda. Ma sì, ma perché no? Un tuffo nelle pozzanghere. Tutto questo per andare a comprare l'ennesima sciarpa a tua zia. Quella grande. Esatto, abbi pazienza. La crema al carcadè. Crema corpo al carcadè. E al frutto della passione per tua nonna che c'ha 94 anni, tutta sta passione a nonna, tutta questa passione. Però è vero che il Natale causa tanta rabbia, la rabbia è un sentimento nobile, noi abbiamo deciso di parlarne oggi, non sappiamo bene in cosa ci andremo a impelagare con questa discussione. Però come la Pixar ha raccontato tantissimi mondi e a un certo punto ha detto iniziamo a raccontare i sentimenti perché avevano finito varie cose, i giocattoli, gli italiani, il meme famoso fa molto ridere, sono messi a raccontare i sentimenti, è arrivato il momento di parlare
Della rabbia. Della rabbia. Esatto. Tu sei una persona rabbiosa? No, in realtà io sono una persona che rifugge completamente dal conflitto. Non mi piace incazzarmi. Lo vedi? Infatti. Perché... Questo significa che in realtà dentro... Coviamo dentro una foresta di orrore. Esatto. E di un abisso. Che cerchiamo di trattenere tutto il tempo, ma che ogni tanto esce. Esatto. Tu come lo fai uscire? Allora, innanzitutto, quali sono le cose che ti fanno incazzare tanto? Dividiamole per situazioni. Situazioni urbane, cioè il traffico a Roma. Ok. Proprio una cosa che mi manda. Sei nella città adatta per soffrire il traffico. In motorino mi piace passare fra le macchine, ma testa di cazzo, ma quando passi per te, spero che un po' ti sentano, che tanto sei andato ma via. Ma vuoi raccontare quello che ti è successo l'altro giorno arrivando a studio? Cioè, non ho fatto una gran figura. No, dilla perché era molto carino l'epiteto che hai usato per un romano. Sentite. Vabbè, no, è ancora qui vivo a raccontarlo. Allora, praticamente ho tagliato, se roba stavo andando in studio, ero in zona Prati e ho tagliato leggermente la corsia di una persona che stava arrivando, aveva il rosso, io avevo il verde, diciamo il finale, il giallo, quello, quell'ocra piacevole da prendere in motorino all'ultimo secondo, tagliando appena appena mi ha suonato, io andavo molto piano alla fine della curva, quindi mi sono girato e gli ho detto, ma cosa vuoi? Con questo bel accento. E il signore, che al fine, aveva già abbassato il finestrino per mandarmi a cagare, ma erano tipo le 10 di mattina, ha detto, ha fatto dei suoni classici. Signore di rabbia. Un marchese delle tue parti. Sì. Esatto. E io il motorino gli ho detto, uè Romolo, stai tranquillo. E come un coniglio sull'SH. Immagino lui non abbia avuto nulla da ridire, no? Su questa, non gli ha causato nessuna reazione. Allora, cosa hai visto dagli specchietti andando via? Secondo me non ha colto fino in fondo quello che gli stavo. Cioè, nel senso, scusa, stai insultando. Sai che è successo poi, secondo me? Vabbè. È così. Quello per esempio, adesso poi vediamo cosa farcene, però ecco, tipico momento, non so come ne usciamo. Non ne usciamo, cambiamo argomento. No, allora, anch'io. Quali sono le cose che ti fanno arrabbiare? Il traffico è molto semplice. No, il traffico spero veramente, io poi sono una persona abbastanza pacifica, spero veramente ci sia l'indulto per le bestemmie nel traffico, perché è veramente una cosa che mi manda i pazzi. E la cosa che mi fa più incazzare però in assoluto è quando sono in macchina e vedo un'anziana che si affretta verso le strisce pedonali per attraversare con il semaforo arancione, perché io penso sempre che quell'anziana non ha alcun motivo di avere fretta nella vita. Cioè, la cosa che le brucia di più, cioè sta andando a fare una cosa d'anziana, tipo a far lucidare il candelabro che ha in salotto, cioè una cosa vecchia, capito, antichissima. Una volta che è partita con lo slancio, per inerzia cerca di sfruttare. No, quello è vero. Non è che può fermarle, anche ogni volta le fanno, aspetta! Quindi ci sta che lei si lanci e poi crede nel rispetto, vede un bel ragazzo su una bella macchina, non si aspetta che tu stia digrignando. Senz'altro, invece sto lì e poi le anziane quando attraversano con l'arancione tipo Christopher Nolan, cioè piegano il tempo, l'arancione si ferma, dura tre quarti d'ora, è una cosa, è incredibile. E io veramente penso sempre, si stanno sciogliendo le calotte polari e noi stiamo aspettando questa signora che attraversa le strisce per andare a far... pulire un tappeto persiano alla faccia nostra. Vedi, stai già gettando della rabbia repressa, però non fai niente, non è che suoni. No, mai. Sei una persona che suona? Ho investito una volta basta. È successo solo una volta all'incrocio con via Flaminia. Sei una persona che suona? Ti piace? No, faccio i faretti, molto più da passivo aggressivo. Mi attacco a 30 centimetri. A Roma li notano le persone. Oh, ma sta a fare i faretti, avrò sbagliato qualcosa. Aspetta, fammi scendere. Scusi, buon uomo, ha fatto bene a indicarmelo così. È vietato suonare nei centri urbani. Grazie. Arrivederla a lei. Io sono così, però sono convinto di fare un gesto molto aggressivo questo. Davanti a me c'è il Brasile in macchina. Chi gli riflette, vabbè. Quello sì, però io però allo stesso modo non sopporto le persone troppo aggressive in macchina. Certo, cioè, a parte in generale di guidare sempre entro i limiti, però ci sono delle persone che tendono nell'istante in cui salgono in macchina a sfogare tutta la rabbia della settimana. Non è successo niente, però iniziano a urlare subito di sta testa di cazzo, questo figlio di puttana. E queste persone sono le donne. Scherzo. Cioè, mica tanto, c'è qualcosa
c'è qualcosa nel controllo del veicolo, c'è qualcosa nel lasciarsi andare in modo senza freni. Questo secondo me è il genere di cosa che sa Carmelo. Carmelo, perché la gente perde così tanto il controllo in macchina? C'è un motivo particolare tra gli studi che tu hai fatto? La depersonalizzazione, direi, prima di tutto, perché siamo tutti uguali, sì. Siamo solo questi 35 modelli di auto in commercio in Europa. Non è vero, non so niente, però speravo avessi una flow, fake news posso, anche per questo. Se non spezzo il flow, io ho guardato i risultati dell'etilometro. Sì. E vi posso dire che ci sono solo due risultati possibili. Uno è giallo con faccina che sorride e uno è rosso con faccina triste. Non so quale dei due sia ubriaco, io sono uscito quello con la faccina che sorride. Perché non c'è verde con una faccia normale, c'è solo cirrosi epatica e semaforo rosso? Veramente quella risposta? Sì. Perché penso che i doppi legami nel rosso ossidati sia più facile trasformarlo in giallo piuttosto. Grazie Carmelo, va bene, grazie. Grazie infinite. Ah, vabbè, poi ci sono vari modi per sfogare la rabbia. Noi abbiamo chiesto anche al nostro pregiato pubblico quest'oggi se quali fossero le cose che fanno più incazzare e i modi per sfogare la rabbia. Ce ne sono alcuni vari divertenti. Beh sì, cioè, il primo è, non so che età intendesse questa persona per dire da piccola. Sì. Cioè, per sfogare la rabbia da piccola sputava sul cuscino dei suoi genitori. Tu immagina entrare in casa, tua figlia 6, però potrebbe averne anche 13. Sì, è un'età indefinita. Entri in casa, oppure vai a dormire alla 16. Ma io il bite lo uso, però continuo a sbavare in un modo pazzesco. Che cazzo ho sognato stanotte? E la figlia... Tutto questo perché? Chissà. Non c'è scritto il motivo della... Ah, tra l'altro, tu come la sfoghi? Perché è vero, sei una persona, diciamo, che tende a gestire i conflitti come... Sì. Però la sfogherai in qualche modo. Sì, c'è un mio modo di sfogare la rabbia... Allora, quando sono molto arrabbiato, devo perdere tempo. Devo smettere di fare quello che sto facendo e perdere tempo nella maniera più inutile possibile. Per cui... inizio a girare, tipo vado al ferramenta a comprare delle cose che non mi servono e che poi non userò mai. Entro in un negozio, compro tipo una maglietta che già ho. È un mio modo zen di sfogarmi e lo faccio perché... Cioè entri nello stesso negozio ogni volta e compri sempre la stessa maglietta. È un mio modo, cioè mi sale una roba tipo consumistica, per cui tipo se spendo mi sfogo. E mi rendo conto che non sia una cosa molto sana, eh? Cioè per carità mi rendo conto perfettamente, però tipo non riesco a prendere a cazzotti un muro. Ah no, neanche io. Come no? Tu prendi a cazzotti i muri di casa? I vetri. Mannaggia, lei non mi ama, cavolo. Classica cosa che mi fa arrabbiare. No, una volta ho sfondato un vetro. Che era successo? Che era successo? Stavo a combattere con Bruce Willis dentro a Die Hard. Fondato un vetro a 13 anni, tipo, poi è arrivata mia madre e mi ha dato l'altro. Giustamente. Era molto severa tua mamma, Tahir? Ma non c'era mai motivo di esserlo. Mm. Non c'era. Però, quindi, eri un bambino. Eri un angelo. Un angelo. Sì. Ma come adesso? Come ora? Cioè, cerco più di umiliare le persone piuttosto che picchiarle, solitamente. Questa è una cosa. Quando non riesco chi più. Sei il Marajà? Aggressività verbale, Tahir. Però quando non riesco più do botte al muro, un tavolino. Non avete mai rotto una, non avete mai lanciato una sedia? Voglia, io sono campione mondiale di cellulari spaccati. Allora stessa cosa. Era la mia grande passione da adolescente e post adolescente terminare le telefonate e fracassare il cellulare e poi rendermi conto della cazzata che avevo fatto, perché devo tornare dalla stessa persona che mi aveva fatto fracassare il cellulare al telefono, che era mio padre, e dirgli: me ne compri una Eta? Un'ottima idea. Quanti 3210 ti ha comprato nella vita? 32, 65, mi dava quelli vecchi della mamma. Bello. Che era quelli, con quelli era bello essere diciottenne. Scusa, ti arrivo subito. Zuc, pronto. Stai chiamando Craxi. Quelle sì, no, però. No, sì, sfogare la rabbia, quindi tu vai a comprare cose. Sì, però vedi che non sono il solo, perché qui c'è qualcuno che mi scrive: compro al mercato dell'usato e sfascio tutto in giardino. E questo mi ricorda quella roba, sai che, non so se è una cazzata o no, la vedevo al Quizzone quando ero piccolo. Il Quizzone era un programma che nessuno di voi ricorda che cosa fosse, ma c'erano queste stanze che facevano vedere in Giappone, dove tu puoi andare e distruggere tutto quello che c'è in queste stanze. Non so se è una cosa che esiste.
Sì, non te la ricordi questa cosa? Non mi è mai capitato di essere invitato a una di queste situazioni, però sì, mi ricordo che c'era questa. Questo è il genere di cose che poi tipo aprono pure a Ponte Milvio, capito? La Destroying Room, questa è la nostra Destroying Room, ragazzi, potete utilizzare, è piena di lac dell'IKEA che potete distruggere a vostro piacimento. 40 euro l'ora. Sì, lac dell'IKEA e tagir subito. Arriva una bomba, c'è Sannato, io dai 200, d'acconto. Hanno messo il letto, ma hanno messo. Sono fatta il flat. E no, spaccare le cose però in modo di vai dritto e spacchi le cose, no, cioè lo sfogo rabbia. Quello non si farebbe mai. C'è anche gente, vedo, che vede video di falegnameria, che è particolare nel momento in cui sei incazzato nero, ti metti lì. No, a me quella roba non rilassa per non niente. Vedi video su YouTube per sfogarti? No, assolutamente no. No. Assolutamente no, per sfogarmi vedere un video di YouTube no. Io cosa fai per sfogare la rabbia? Mangio. Tesoro, stai attenta, ma sei pazza. Ma come mi diventi? Soprattutto poi? Fumo. Scarico sul tabacco tantissimo. Questo è un brutto problema, ma soprattutto cerco di usarlo in modo creativo, cioè dire ok, sono arrabbiato, mi giano i coglioni, perché sono così, cerchiamo di non di scrivere, che sarebbe troppo poetico, però... Però perché essendo noi due pavidi, noi esatto. Subiamo, poi saliamo sul palco e ci rifacciamo. Il nostro lavoro è bullismo verso la nostra vita guadagnandoci dei soldi. Esatto, che comunque ci sta. Chiamaci però, stronzi, insomma. Esatto, quelli. No, lo sport aiuta. Io rosico, sono un pessimo, non sono bravo a farlo, però mi piace sfogarmi tantissimo. In sport è tendenzialmente non pericoloso, io non farei mai arti marziali per sfogarmi, per contenere la rabbia o cose così. Non so se qua c'è qualcuno che... fa arti marziali, fa quelle cose per cui si dice ti insegnano a contenere te stesso, ti insegnano a contenere la rabbia. Ci sono artisti, lottatori, artisti marziali, pugili, pugilesse o MMA-ers. Boro c'è qua, subito a fare questi discorsi. Se non trovi il Boro entro i primi 15 minuti della stanza, vuol dire Boro sei tu. Ma esatto, grazie a Dio. La loro domanda è vera, io potete rispondere, io ho un microfono in più. Persone che praticano. Se no lo scelgo io, uno karate, mascellone. Judo, arti marziali. Se no lo scelgo io, uno che non farei arrabbiare. Ma sì, ma. Vado col pregiudizio? Mi piace il pregiudizio. Eccola. Vai. Raccontaci dei tuoi sport. Tu. Sì, l'ultima volta che ti sei allenato. Allenato oggi, prima di venire qua. Però niente di pericoloso, calcio classico. Ok. Beh, che comunque è uno sport dove si sfoga un po' di nervosismo. Prossima domenica penso che ne subirò parecchio a San Basilio. Quindi. Finalmente. Ci avviciniamo al core. Sei l'unico che non fa MMA a San Basilio. Ho beccato male, dai. Vabbè, fagli raccontare. Cioè, scusa, ma che partita fai? Cioè, la tua squadra come si chiama? L'Atletico Vigna Clara contro il San Basilio FC. Che partita ti aspetta domenica? Domenica è la prima partita con la squadra nuova e penso che le prenderò tante. Però. La squadra nuova come si chiama? Prima porta. Ok. Un po' fuori. Il prima porta contro San Basilio. Vabbè, ci vai, essendo zona diciamo notoriamente bella fumantina San Basilio, ci vai carico, ci vai pronto a diciamo a concentrare il nervo. Come ci vai? Tranquillo, rilassato? Sei una persona che si arrabbia? Apriti se ti va. Hai un mental coach, come ci disse Matteo Berrettini. Ma ci vado tranquillo. Ci vai tranquillo. Beh, tu hai il classico tono di quello che però se lo fanno arrabbiare. Sì, esatto. Coltellata anch'io, nel fegato del terzino del San Basilio e poi sul messaggero, figurone. Io creiamo con una tragedia. Posso dire, lui è come voi, cioè farebbe di tutto per evitare di litigare. E sento una punta. Esatto. Una punta. C'è un pochetto di pepe nero, pepe bianco e pepe rosa in questa frase che hai detto. Il litigio ai tre pepi quando torni a casa, diamo una trimmerata su questi silenzi in macchina. Dici trimmero un po' di questi tre pepi. E diciamo, è bravo e tu gli vuoi, insomma, dal tono sembrava che ci fosse una certa confidenza fra voi. È bravo e sa gestire bene, diciamo, immagino dall'altra parte il tuo carattere più alla ricerca dello scontro, della polemica, del piacere di stare insieme. Prima che risponde, ora temo più il post serata che la partita di San Basilio. Te credo.
Io sono quella che ha commentato sul box su Instagram che quando sono arrabbiata litigo con la gente, quindi sì. Ah, ok. Un generico litigo con la gente. Io so la gente. Io avevo sentito l'odore del testosterone, però per pregiudizio l'avevo dato all'uomo il microfono. Perché sei ancora altro intasato dalle tilone. Reali, esatto, esatto. Beh, bello, bello, sì. Sì, ci sono anche. Beh, certo, nei rapporti di coppia, ovviamente. Beh, insomma, è uno dei grandi luoghi. Abbiamo dei brillanti appunti, tiriamoli fuori. Sì, esatto. Beh, sì, diciamo, nei litigi di coppia si vede un po' la coppia. Per esempio, io e Cecilia non siamo molto litigiosi, devo dire. Vero? No, non siamo litigiosi, però l'essere. No, sono seri. No, ma è il palco è un momento di confessione. Perché non ci vediamo mai, quindi esatto. Ci parliamo sul palco. Lui è passivo aggressivo, quindi certo. Molte volte usa proprio un tono giudicante. Ma anche che stai dicendo? Ma lasciala parlare! Edo, è il suo momento, per favore, Ceci, vai, ci tu in cassa. Luca, vai, ci grazie, scusami, Madonna come sei. Guarda, veramente, proprio. No, però questo è, diciamo che anche se io ho un carattere tendenzialmente molto calmo, a volte questo essere suo passivo-aggressivo mi provo, ma tu mi capisci, vero? Io sono come te, Luca, proprio. Quindi secondo te io ho un tono giudicante? Vabbè, ok. No, allora ci sono cose poi nei rapporti di coppia che ti causano molta molta rabbia. E per esempio una cosa che fa Cecilia, e te la dico questa sera. Bene, forse vai, però già. Cioè, il modo in cui lei carica la lavastoviglie, porca troia, mi fa impazzire. Perché noi ce l'abbiamo da 7 anni quella lavastoviglie. Cioè, lei mette un'insalatiera grande così. Nel primo cassetto della lavastoviglie. E lei non capisce che se tu poi metti sotto i piatti non si lava un cazzo. Si lava benissimo. E sono tutto. 7 anni, per Dio, che continui a fare questo. Io ti giuro che questa cosa mi fa incazzare come una bestia. Ma perché deve fare spazio allo strapuan del dopo? Scherzo. Scherzo, ragazzi. Scherzo. Però perché ti fa arrabbiare questa cosa? Cazzo te ne frega? Perché, bravo, porca, Luca! Ma che cosa cazzo te ne frega? Ma porca puttana, cioè, come la sfoghi la cosa? Ti trovi il prezzemolo nei piatti? Madonna di Dio, vado nell'altra stanza, mi vedo i video su YouTube tutta la sera, va bene? Di Paul Davids che insegna a suonare l'assolo dei Dire Straits. Porca troia, guarda. Cioè, tu entri nel negozio. Come la sfogo così? Entri nel negozio di magliette e gli dici la solita. Sì, tipo. Esattamente. Fruit of the Loom. Blue. Oh. Ognuno è fatto a suo modo. Certo, io piuttosto che litigare con chiunque mi sparerei. Piuttosto che litigare con Alice sono pronto ad accettare qualsiasi tipo di polemica immaginabile. Certo, certo, Milano è una città di merda. Assolutamente. Sì, l'Inter è la mia squadra del cuore, sono nato insieme all'Inter. Hai ragione, sono 11 buffoni. Sì. Questo pur di non litigare. Non ho mai detto questa cosa. Diciamo che l'hai detta. Diciamo in che altre potrei parole. Covare un po' di rabbia nei confronti di Milano, sì. Ma sì. È legittima. Quindi. E quindi perché aggiungere altro? Chi altro in sala odia Milano? Cioè, vogliamo fare veramente questo gioco della. Ecco. Cioè, Milano è un po' una città che ti fa arrabbiare, comunque. Vivendo a Roma, oh. Capiamo un attimo. Allora, motivi per cui Milano vi fa arrabbiare. Chi ha detto sì? Cioè, ognuno avrà un motivo per cui. Alice soprattutto, visto che. Perché ti stritola nei suoi tentacoli grigi. Invece Roma è questa calda sciarpa di. Roma! Di cashmere che ti accoglie. Vieni, ma sei benvenuto. Roma semplicemente non ti caca, quindi non si accorge che esisti e tu non esisti. Questo è vero, Roma è la città migliore in cui nascondersi, questo è vero. Dove invece Milano causa. È una dark room enorme, Roma. È un enorme dark room, no, quella è più Milano. Ma scusa. No, però mi sembra capire, Milano è una città che fa incazzare molte persone. Prego, prego, ragazzi. Perché vi fa incazzare Milano? Qualcuno. Sfogatevi. Sfogatevi, cose che non vi piacciono di Milano, che vi fanno proprio arrabbiare di Milano. La fattura a 90 giorni. Perché invece a Roma, cioè, non si affrettano. Roma busta. Scusate, gli affitti. Cioè, chi è che non si è mai incazzato per un affitto a Milano? Mai, certo. Avuto il piacere. Chiunque paghi un affitto a Roma è uguale, è identico. Ma che dici? Costa il triplo? No, costa molto di più. Costa molto ma i servizi, ragazzi. Vabbè,
Venite a vivere al centro, poi deve costare più. Ma vabbè, però scusami, no, però non stiamo capendo questa cosa. Cioè, c'è un sotterraneo. Sì, Carmelo non sta cercando facce da milanesi. Sì, si ritirano quando mi avvicino. No, ci sono milanesi peraltro questa sera qui? C'è qualche milanese? Non vi vergognate, mica abbiamo detto. A parte Luca Ravenna, eh. Dai. Vado dalla faccia a pregiudizio milanese. Vai. Dalla faccia è una persona che soffre, odia e prova rabbia nei confronti di Milano. Ah, ok. Ah, non avevi sentito niente fino adesso? No, mi sarebbe piaciuto indovinare il milanese, perché faccia che odia Milano mi sa un po' tutti qua. Ma perché questa cosa? Ma dove siamo? Perché sono arrabbiato, ragazzi. Ah, ok, vedi. Eccolo, tu c'hai il cappellino. Cosa? Di uno che ha provato ad andare a Milano ma gli affitti erano troppo cari. Racconta la tua storia. Ragazzi, io sono di Rovigo. Gli affitti costano un decimo di qualsiasi posto in Italia. Quindi hai, vabbè, potete certo trasferirvi, è carino. A Rovigo, hai fatto caso che, forse l'ho già detta questa cosa, quando Italo passa da Rovigo la voce che lo dice è felicissima. Bestemmia. No, quando passa Firenze, Bologna, però mi ricordo, poi fa, per te non passa Firenze, Bologna, Ferrara, Rovigo. Fa molto ridere, perché l'hanno aggiunto dopo, hanno sbagliato il tono. Sindaco di Rovigo che ha pagato 27 milioni di euro a Italo per questa cosa. Cosa ti porta a Roma da Rovigo? L'amore. Ah. Oh. That's so nice. Oh my god, it's so cute. E senti, lei è qua? Lei non... è a fianco a me. È di fianco a te? Ah, ok. E da quanto state insieme? Da poco, se non avresti mai detto questa cosa. Sì. Così. 5 annetti, però sì, li sento tutti. Come li senti tu? E come la gestite la rabbia in coppia voi due? Tanto questa puntata diventa uomini, è stupenda. Questa... Sì, sì, è incredibile. Bellissima, come vai. Poi. Allora, io bestemmio tanto. Giustamente, però di default te le scarichi le bestemmie a fine anno da persona di Rovigo. E a lei dà fastidio? No. A lei dà fastidio abbastanza, okay. Si vergogna. Anche. Perché cosa? Lei è Suor Cristina, esatto. Una cosa appena... È tutto qua, è l'unico difetto che ha lui? No, beh, ne ha diversi, Dicene però un diciamo paio. Che la bestemmia... È un po' forte. Ma non ti sei accorta quando l'hai comprato che era di Rovigo? Di solito li fanno questo difetto di produzione in quella parte d'Italia. È successo. E quindi me lo tengo. Minchia, oh. Bello, bellissimo. Ma mi sembra Meghan Markle quando si è messa con Harry. Non avevo pensato che era conservatore. Non avevo capito che erano conservatori nella famiglia reale. Mi era sfuggita questa cosa. Quella è una coppia che sa gestirsi bene, dove la rabbia viene. È una danza. Ah, beh, sì, certo. Beh, perché lui non può dire niente, penso. No, senz'altro. Forse anche con 100 milioni di dollari da Netflix, anch'io gestirei benissimo la rabbia. La lavatrice, amore, ma fai bene. Esatto, ma fai benissimo, ma carica tutto quello che vuoi dentro. No, vabbè, ma è vero. Nelle relazioni sentimentali c'è. Cioè, Carmelo, come sfoghi la tua rabbia con la tua amata compagna? Ma in realtà non mi arrabbio mai, lo trasformo in tristezza, delusione, cose che... Cioè piangi quando lei ti... Piango, c'è piango. Una discussione, a un certo punto tu te ne vai, sbatti la porta, maglione lungo e piangi. Camice lungo e piango. Sì, cioè il pianto... Facile. La commozione sì. Ma le francesi sono così. Tra l'altro poi mi fate arrabbiare parecchio, possiamo dirlo. E potrebbe essere l'ultima volta che sono a Kashmir. Perché? Perché ho ricevuto un'email... Che dice? Oddio. Che domani sì. Riceverò la mia copertina scaldata elettricamente. Sì. E molti di voi negli anni 80 hanno perso la nonna così. Quindi non so se tornerò. Speriamo di no. Cos'è questa cosa? Io non ho capito che è successo. Era un giro bellissimo. Ti è piaciuta che... perché mi hai detto che era destrutturata l'altra volta? Ho fatto uno studio. Sì, è vero. L'altro... stanotte. Sì. No, l'altro giorno ho fatto una battuta destrutturata stupenda. È vero. Bravo, bellissima cosa. Cosa c'entri questo? Grazie, faccio ridere! Che è successo? È così. Lui è così, prendere o lasciare. È il tipo di persona che anche quando ci litighi devi capire che lui, io sono fatto così. Questo è un tipo di frase che non si dovrebbe mai accettare. Madonna, quando si litigano. Beh, io sono fatto così. Ma io sono fatto così. Cazzo, cresci. Esatto. Oh, quanti anni c'hai? Ma scusa. C'è un sacco di gente. Che a te piace vedere la gente che litiga, che si arrabbia? Su YouTube sì. Dal vivo?
No, davvero. Ma io anche quando sento il litigio e mi affaccio alla finestra, a parte io mi affaccio sempre, perché io sono veramente una zia. No, io sono una zia, cioè sento il litigio, mi affaccio sempre, e però mi viene un sacco di ansia. Non riuscirei mai a... Cioè tu mi hai fatto tipo da paciere fra due che litigavano? Neanche dipinto. Ma appunto, ma una coppia, ma due persone che litigano, arrivo io con la mia bella vocetta: ragazzi, dai, per cortesia, dai ragazzi, pensate agli affitti a casa. No, non è possibile. Ma non ho coraggio minimamente, mai avuto neanche elementari, di essere l'amico che va a fare da paciere. No, le no. ragazze sono brave a fare questa cosa. Voi come vi gestivate i litigi altrui? Facevate fare la pace? No, io sono... Eravate diplomatiche? Sempre stata uno dei soggetti litiganti, non ho mai fatto fare la pace a nessuno. Ok, eri sempre un'attrice. Sì. Anzi, se posso fomentare un litigio, ben venga. Ben volentieri. Sì. Gettare benzina sul fuoco è una cosa... C'è un ragazzo di Rovigo che bestemmia, se vuoi intervenire su questo. Tra l'altro, a questo proposito vi dico che Riccardo Fogli è stato appena buttato fuori dal GF VIP per aver bestemmiato, quindi... E dai, io godo quando, ti giuro, le persone che bestemmiano nei reality, per me... Mai, cioè non veloce. Bisognerebbe dargli Silvano, il reddito di cittadinanza, sono gli unici che lo meriterebbero, guarda, perché fanno un servizio allo spettacolo, alla televisione. Cioè, una sola cosa devi fare nei reality: non bestemmiare. Quante persone hanno fatto? Tantissime. E il campione mondiale è quello all'isola di Silvano dei Cugini di Campagna. Ricordiamo che bestemmiò appena appoggiato un piede in Honduras. Che grande. Tra l'altro con un classico camalou, come dicevano al GF VIP. Camalou che cosa? Camalou. 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 Cioè, questo è il modo in cui i signorini ha deciso di... No, è una concorrente che una volta bestemmiò e per camuffare disse camalou, per fare... la usano nei gospel in America. Camalou. I had to find myself in the streets and I had no one of them. Camalou. Bello. Infatti ho letto fra le varie cose che sono state segnate qui, anche bestemmia manetta molteplici divinità. Sì. Banale, cioè nel senso... Gioco a hockey e meno tutti, soprattutto i compagni di squadra, mi fa rabbia la vita. Noi possiamo anche rintracciare le persone, perché questa è una persona pericolosa, per esempio, è uno che finisce in cronaca fra 20 minuti. Ci sono poi i lavori, ci sono dei lavori con cui uno si incazza più che con altri. Per esempio, persone ai call center. Sì, persone con cui ti sfoghi. Persone con cui ti sfoghi tantissimo. Sì, brutalmente. Esatto. Molti rider sono persone che si prendono un sacco di incazzature in maniera del tutto, diciamo, ingiustificata. Se hai della rabbia addosso e la vuoi sfogare, tendi a non sfogarla addosso a una persona che te la può restituire subito, ma qualcuno di distante, lontano e nella tua testa, che fa un lavoro per cui ti deve, diciamo, servire e riverire. Esatto, esattamente. Sbagliando, ovviamente. Ovviamente questa cosa è sbagliata. Sì, mio padre, che saluto, il campione europeo di insulti ai tipi dei call center senza alcun motivo. A caso, per abbonamenti, National Geographic, perché non me lo levate? Questo tipo albanese fa, non so di... Guido, ti chiamo per nome a questo punto, perché ce la facciamo che ci sentiamo tutte le settimane, no? Allora ti ho detto di basta, e tu continua a dire National Geographic cartaceo, non ce neanche lo produciamo più, eh? Madonna. Va bene. Ti chiamo domani, ciao amore. Mi è fatto venire in mente che a me per anni mi ha chiamato una dei call center, che ovviamente lavorano per varie compagnie, e lei ogni volta si fingeva una persona diversa. Però aveva una voce come così. Pronto, signor Ferrario, sono Margherita. È interessato alle azioni di Amazon. Mi chiamava il giorno dopo. Pronto, signor Ferrario, posso consigliare di investirle nell'oro? E ogni volta aveva un nome diverso. Dopo ci ho messo 2 anni e mezzo per capire che era la stessa persona. Ho fatto, lei deve smettere di chiamarmi. Lei è sempre la stessa persona. Lei non può dire questo, Edoardo Ferrario. Posso? La smetta! E poi però non mi ha mai più chiamato. L'unica volta nella mia vita in cui mi sono incazzato davvero. Questa è la... Questo ci credo. Io no, al telefono così con un call center mai nella mia vita. Mai. Non frega niente. C'è qualcuno che si è mai sfogato al telefono in un call center, con una persona che chiamava e gli ha detto lei non può più richiamarmi? Non mi ha fatto il pregiudizio che ho finito le stelline. No, lo vedo. No, se c'è... Dai, ma un po' dai, tutti. No, nessuno. Sì, adesso siete te lo trovo qualcuno. Il gruppo di persone a Roma più... risolute, complete,
tranquille della storia di questa splendida città. Sono tutti città. Di Rovigo questa sera, si scopre, cioè, tipo, c'è un gruppo. Mai nessuno. Alice? Io ho una storia di rabbia al telefono che però non è contro un call center, ma c'è una signora che si chiama Maddalena, che vive a Roma, che ha il numero di telefono identico al mio, però il mio comincia per 338, il suo per 388. Ed è da quando ho questo numero, cioè 15 anni, che mi chiamano cercando Maddalena. Allora, negli ultimi anni ho cominciato a insultare le persone che mi chiamano cercando Maddalena, perché la gentilezza ha un limite. E quindi questa è la mia storia. Beh, non male. Grazie. Ti chiami Maddalena? No. Poi c'è anche qualcuno che lavora al call center e vuole difenderli, può farlo. Sì, infatti, però. Infatti. Beh, non sono io, ma c'è mio padre che ha lavorato in queste compagnie della telefonia per un sacco di anni e quindi ogni volta si mette a fare mansplaining con quelli al telefono e dice: no, ma io non posso prendere questa rete wifi perché io ho questa con tot giga e tot cose e puntualmente quelli dei call center attaccano perché non lo reggono più. Fa tipo questa psicologia inversa, quindi loro non resistono. Ma anche se sono uomini, cioè nel senso il mansplaining si fa da no, cioè uomini e donne, non ha paura di in nulla. Generale, ok, sì, sì. Ok. Non ha paura di nulla, cosa intendi? Cioè uomini, donne e poi a volte lo chiamano Draghi. Ma lei non sa che giga. È successo. Bello, molto bella questa storia. Di dove sei? Che strano accento che avevi. Di Roma. No, è di Roma, direi si sente benissimo. No, all'inizio no. No, solo due birre rosse che di solito non bevo. Fine. Mi fai un etilometro, Carmelo? Sì, adesso arrivo. Grazie mille. Pure sorride. Grazie. Comunque, rabbia zero, abbiamo un pubblico. Raga, il pubblico. È il pubblico di Cash. O sono tutti fattissimi, oppure non è possibile. Molti, per esempio, dicono: mi faccio le canne quando sono incazzato nero. Ma tu lo faresti, per esempio, in un pratico più no, da anni tempo. Non lo faccio più, ma non lo farei mai. Per rilassare, cioè no, non sfogherei mai. Io, a me piaceva per le minchiate che ti venivano in mente. Piuttosto bere sì, quello sì. Bere, ma sì. Sei molto arrabbiato ed è molto brutto sentirlo, perché più cresci con gli anni più è proprio chiaro. Il primo sorso di birra che ti innaffia qua a fare i denti e il retro della bocca, dici: ah, ora sono rilassato, ho tutto sotto controllo. Senz'altro. Quello lo senti, quello è sbagliato, non bisogna farlo. Ma uscire con Carmelo e chiacchierare tranquillamente. Carmelo? Se non siamo in ritardo, c'è un'altra persona che vuole intervenire in non tema. Non siamo call in ritardo, center. Non dobbiamo fare in ritardo niente, su Carmelo, quale. Sì. Perché il call center è una cosa vecchia e io posso indovinare, il mio pregiudizio dice che tu ci hai lavorato 6 mesi. Io no, non ho mai lavorato ai call center, però a me una volta è successa la cosa inversa. E mi hanno chiamato da un call center, io ho risposto, mi ha proposto non so quale offerta, mi sono messo a ridere e ho attaccato così, per fare il simpatico, ero da solo a casa, ma mi faceva ridere questa cosa. Mi ha richiamato subito dopo e mi ha detto: scusa, che cazzo ti ridi? E giuro che questa cosa è successa. A pezzo de fango. Sì, esatto. Qua stiamo lavorando. Scusi, che mi dispiace. Ridi, hai mai considerato di investire nelle azioni di Amazon? A pezzo de merda. E come è proseguito il rapporto? No, ho attaccato scusandomi. Scusi, mi dispiace. No, io non volevo. Mi scusi ancora. Compro quello che. Anche tu sei del team aggressività come noi. Potremmo andare a fare lotta greco-romana. Bella questa storia. Bella, sì. Ma invece a proposito di stiamo parlando di incazzarsi con le persone che. Ah, no, c'è un altro lavoro. Tipo di persone con cui ci si arrabbia molto, che sono in aeroporto. Ah, certo, le hostess come no. Sempre. In particolare a terra. In aereo. Sì. In aereo vedere qualcuno che si arrabbia già in generale è sgradevole starci. Però più la rabbia a terra, la rabbia, la furia sì. Per il ritardo di mezz'ora, per il volo Roma-Catania. Sì. La furia che sale alle persone omicida, in vacanza sì. Che devono tornare a casa. Sì, è vero. Io lì sono molto tranquillo, non me ne frega un cazzo, basta che atterri a qualsiasi ora. Dipende che cioè se stai partendo per andare a farti il viaggio che hai pianificato da 2 anni con tua moglie e ti fanno la cagata, no, lì ti incazzi. Se stai tornando a un certo punto. Dimmi quella storia. Quando torni. Raccontami cosa è successo. Ma guarda, no, in realtà no, non è tanto roba che ci riguarda, però ricordo che una volta ero aeroporto di Vienna, dovevamo tornare in Italia e hanno cancellato il volo, forse l'ho anche raccontato una volta, hanno cancellato il volo direttamente, c'era un gruppo di casertani che doveva tornare in Italia.
E io fra tutte le città in Italia, guarda, sarei tranquillo a fare incazzare tutti, ma i casertani ci penserei un po' di volte. E questi hanno veramente aggredito le due hostess, che sembravano tipo Hansel e Gretel, cioè erano tipo due di German Wings tranquillissime così. E dentro a Gomorra però. E hanno detto sì, a me fa vedere che siamo italiani. Siamo tutti insieme, io. Assieme. E uno disse una frase, vabbè, hai visto che a darci queste notizie ci mandano due pischelle, mica nomo. Frase che venne detta. E sì, no, lì la gente perde il controllo completamente. Ma in tutti gli aeroporti, ovunque. Poi in quell'occasione ci viene detto tipo: correte per il prossimo volo di domani, correte, andate a play, chi prima arriva domani torna a casa. Quindi diciamo che non è che siano proprio fatti ben volere. E infatti poi German Wings, insomma. Adesso stiamo parlando di rabbia sul lavoro, rabbia dal vivo, tutto quanto manca quella nella quale tutti ci sfoghiamo, quella vera, che è quella su internet. Sei persona che si sfoga, no, si arrabbia. Io credo di non aver mai commentato niente nella mia vita. Io sì, una volta sola sul calcio, ho smesso di parlare di calcio online. Credo che non è possibile replicare quello che avevi scritto. Non si può replicare, cioè sì, ho fatto un paragone fra i tifosi di una squadra di calcio e il leader del partito della Lega, dicendo siete la stessa roba. Sì. E erano i tifosi, cioè lui tifa per quella squadra. Ok, per quella stessa squadra, certo. E lui se l'è legata al dito. Lui no. Ancora se lo ricordo. Esatto. Le persone invece sì. Però è divertentissimo leggerle. È divertentissimo, sì, leggere le persone che si sfogano con rabbia su internet. Sono passati un po' di anni da quando era divertente buttarsi in i famosi flame. Così, i flame, è vero? Il flame. Il flame, è vero? È la polemica. Quella, hai letto che c'è un post di polemica, vai giù a leggerlo, sono bel 45 commenti di gente che non sta lavorando per stare... Esatto. E poi fumare una sigaretta e sfogato la rabbia per sempre. Mm. Io non ho mai avuto il coraggio di farlo. No, neanche io, anche perché poi penso sempre che nel tempo in cui che usi per commentare lo puoi utilizzare poi per fare un atto concreto. Tipo sempre comprare una maglietta in un negozio. Esatto, tipo andare a comprarti una Fruit of the Loom, sì, esattamente. E no, però è vero che beh, è un grande problema di oggi, se non che poi però oggi tutta quanta quella rabbia viene anche ascoltata. Nel senso che molto spesso pensa tutta la rabbia di quelli che commentano per le serie TV che non piacciono, eccetera, e poi i network tolgono le serie. Insomma, è un momento in cui la rabbia si ascolta molto. Mizzica, c'è qualcosa per cui ti saresti schierato mai? Per cui avresti detto, io quella serie lancio una petizione, mancano solo 100 firme, Edoardo Ferrario chiede. Guarda, io per... come si chiama? Il Trono di Spade? Per toglierla, cioè perché non l'ho mai vista e però se ne parlava talmente tanto tutti che la rottura di coglioni di sentirne, io non ho mai visto un minuto del Trono di Spade, non so se sono l'unico stasera. Appunto, spero che un grande fan del Trono di Spade ma si scagli contro di te come un dragone del casato dei... Ma che vuole la gente da noi? Cioè, ma perché la gente andava così in fissa? Ma che è quella cosa? I draghi, ma chi gli frega? Cioè, che è? Cioè, perché dovrebbe essere una cosa in cui ti identifichi? È stranissimo. Vieni, vieni, Carmelo, che qui c'è qualcuno che ha detto è figo in prima fila ed è pronto a scatenare. Tu hai detto, hai fatto cenno come dire, è una bomba. Ah, tu, scusami. C'è una sostenitrice del Trono di Spade. Cioè, io nemmeno sapevo che ci fossero i draghi, quindi sto imparando ogni giorno sono, di più. Ci sono, ci sono. Scusate, che devo fare, Tahir? Vai, passa. No. Sali sul palco, Mi fai no e poi scavalca. Okay. Lei dietro è una grande fan del Trono di Spade e facciamo un momento TV dove io conduco e voi due vi scagliate uno contro l'altro, che è la cosa che intrattiene di più al mondo, vedere persone che litigano. Ok. Come ti chiami? Marta. Ok, Marta, perché ti piace il Trono di Spade? Io sono ben fissa con i fantasy da sempre. Ah, ok. Ecco, qui c'è Edoardo invece, che è un signore che non ama i fantasy, non crede nella fantasia. Se c'è qualcosa di fantastico e fantasioso, lui non ci vuole credere, tutto deve essere serio. Il migliore spettacolo sono sempre le persone. E il biglietto è gratis. Guardi un po' lei. Ecco, Marta, se avessi convincere il signor Edoardo a vedere una puntata del Gioco dei Troni. Innanzitutto, se hai un bisogno fisico di schierarti, Game of Thrones sta alla base perché ci sono le casate e quindi tu scegli quelli che ti rappresenta di più.
e ne fai la tua fede. Tipo fare uno spot di Casa Pound. Sì, 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 è uguale. Se hai un bisogno fisico di schierarti, esatto. Eccoci qua. Passa dall'esquilino. Passa dall'esquilino e finisci a Ostia. Ma tu hai un bisogno fisico di schierarti? Ma io di base sono una persona rabbiosa, quindi tutte le cose che avete detto che fanno arrabbiare vi menerei. Adesso entro in tutte le categorie, col sense, tutto. E sì, per le persone che si arrabbiano facilmente i telefilm sono proprio lo sfogo principale. I telefilm, tipo l'Ispettore Derrick, anche, era un telefilm. Anche. Da Settimo Cielo che mi schiero. Ah, vabbè, quindi sei proprio da tanto tempo. Ma pure a Game of Thrones c'è tipo Grifondoro, no? Quello è Harry Potter. Vedi, io mi confondo sempre. Sì. Io c'ho Trono di Spade e Harry Potter. Che ho detto, moglie mi ha guardato e t'ha indicato così. Sì, sì, no, lei le ha viste tutte. Ma poi dove hai trovato il tempo? Con chi le hai viste? Mentre tu ti vedevi video per... Mentre stavi affacciato, ho sentito. Esatto, affacciato e mi vedevo Game of Thrones. Meno male che sei su però Mister lei ha detto così, ma non avete visto il sorriso passivo-aggressivo che ha fatto Marta quando ha paragonato Game of Thrones a cosa? Cioè, quello non si può fare. Sei più fan di Harry Potter o di Game of Thrones? Questa è una domanda... Importante. Che t'ho capito a te. Harry Potter perché ci sono cresciuta. Game of perché è un po' la Bibbia, l'Antico esatto, Testamento. Esatto. Certo, invece Game of Thrones è il nuovo, sì. Giustamente. Vedi, adesso da un conflitto stiamo creando un vedi, bel... stiamo arrivando ad stiamo una... arrivando. Senti, e come sfoghi invece la rabbia? Hai detto che sei una persona rabbiosa. Hai un tuo modo per... Innanzitutto piango. Cioè, proprio tipo pure mentre litigo comincio. Ma pure al lavoro, ovunque. Che lavoro fai? Sviluppo software. Okay. Meglio quello che pilota l'aereo, se posso dire. Sì, scrivo codice e piango di base. Per l'appunto. E poi loro due sono i miei migliori amici e si prendono molto tutte le mie rabbie su qualsiasi cosa. Ti va di passargli il microfono un secondo? Esatto, così capiamo un attimo. Ciao, la gravità della situazione. Amici. Eccomi qua. Siete un drago bifronte, esatto, di affetto, sì, nei confronti. Anche voi siete. E l'altro è Voldemort, esatto, invece. E siete appassionati anche voi di questo mondo fantasy di cui Marta si nutre? Non molto. Bene. Senti. Ne parla con sobrietà? Abbastanza. No, lei io ne parlo molto entusiasta, sì. Molto entusiasta, che lei ti possiede, lei dice le parole che tu devi dire come sto vedendo che sta accadendo? No. Sì, non so che rapporto amicale sia. Cioè, loro due sono i miei migliori amici. È un po' capestro come a guinzaglio. Oh. Alessia, vuoi dire qualcosa? Se Marta vuole, se no. Imperius. No, sì, no, boh. Imperius, Sibelius è una cosa. Incantesimo per zittirla. La maledizione è quella che ti dice devi fare le cose. Devi fare le cose. Non l'abbiamo mai sentita. Sì, sì. Imperius. Nessuno ci ha mai convinti di questa cosa per non pagare le bollette in casa fra migliori amici. Di Harry Potter, no? Questo è Harry Potter a talenti, Sibelius. Tipo il semaforo di Concadoro diventa verde. È un potere che ha solo lei a Roma. Questo sempre per gli amici di Rovigo che ci stanno ascoltando, ma va che io non capisco nessun riferimento. Fate parlare bestemmiatore. Che è caso, fate una lingua comune e vaffanculo. Dicevi, e tu invece che persona sei? Sei rabbiosa, non sei rabbiosa? No, io no, estremamente pacifica. Passiva-aggressiva. Lo sento dalla voce. Sì, sì. Estremamente pacifica. Passiva-aggressiva, quello sempre. Prima e dopo i pasti. Si sfoga molto con te, Marta? L'ha detto lei, non mi permetterei mai. Sì. Sì. Sì, l'hai guardata, lei ti ha fatto cenno di sì e tu hai detto sì. Ora puoi Ma che parlare. Cazzo di rapporto avete voi tre? Sì, è stranissimo, infatti. Sono i The Dreamers della rabbia. È stranissimo il rapporto. È particolare. Vabbè, ok, a sto punto ci siamo detti quello che ci dovevamo dire. Un posto così. L'ultima cosa che ti ha fatto arrabbiare? C'è qualcosa di... Il mio commercialista. Il tuo... Qualcosa in cui ci ritroviamo tutti, esatto, quanti. Perché che se cosa? C'è una categoria, porca un cartello, puttana, il cartello di Medellin dei commercialisti italiani,
io vi voglio bene perché ne ho trovato uno bravo e simpatico. Meno un male. Saluto. Un saluto. Un saluto, esatto. Perché a memoria degli errori passati si rispettano le lobby italiane. Giusto. Quindi commercialisti top. In quale modo avevi mancato? Ah, è vero, perché tu mancasti di rispetto ai dei commercialisti. Le lobby italiane top. Sempre al top. Sì, quanto sì. È bello quando ti arriva l'F24 e quando il mese dopo, guarda, mi sono sbagliato, non ti ho mandato una cosa, e quindi paghi una multa di tot euro. Esatto, e tu non puoi fare niente. Ma scusa, l'errore l'hai fatto tu. Lo so, che piacere. Mannaggia, che erroraccio aveva fatto il tuo commercialista? Che aveva combinato? Scusa, ma Marta mi aveva detto di toglierti il microfono. Che aveva fatto? Non ha detratto dal mio F24 quello che doveva detrarre. Il detraibile. Per cui ho pagato un salasso un botto, di soldi. Certo. Senza motivo. Beh, caspita. E quindi tipo, cioè, come si risolve questa cosa? Perché mostra un pensiero per te. Io, siccome sono una persona passivo-aggressiva, dicevo, sto meditando, visto che lui mi ha mandato la sua parcella la settimana scorsa. Sto intimandomi di pagarla entro la fine dell'anno. Allora io sto meditando la prima cosa che ho pensato, ho detto la pagherò il 31 di dicembre. E lui dice oh no, speriamo che la schiava di Marta mi paghi. Così. Vabbè, se no sparagli al cane. Cioè è tutto qua, la vendetta. Sì, cioè. Sì, sono una persona estremamente pacifica, quindi... Oh, giusto, però da passiva aggressiva ho introdotto un altro grande argomento, cioè la vendetta. Come si progetta, anche solo nella propria testa, prima di andare a dormire. Ti capita mai di sdraiarti nel letto e ripensare, dici, io se mi ricapita quella cassiera al Carrefour che mi tratta di nuovo in quel modo, io senza nessun problema prendo la bottiglia che è dietro di Gordon, so esattamente come arrivarci, gliela spacco nel cranio e spero mi vedano le telecamere e quando poi uscirà il servizio su Corriere.it ti diranno, minchia che finaccia ha fatto quello di LOL. Ti capita mai di provare questa, andare a dormire? Stavo pensando alla tua carriera che veramente che finisce veramente così, è una bella parabola. Però è quella cosa che tipo vai a dormire per rilassarti, pensi qualcosa di orribile. Bravissimo a scrivere quei film nella testa e non lo faccio mai però poi. Cioè mi invento delle vendette bellissime, super molto pensate, molto riflessive come me, però non sono in grado di metterle. Realizzarle, no? La cosa bella gli sarebbe scriverle per levarsi il pensiero. Certo, che poi è il solito metodo. Però non sono una persona molto vendicativa, ti dico la verità. Rancorosa? No. Il rancore non è... Guardo mia moglie, sì. Infatti mi stai guardando... No, è vero, non sai... Poi stai guardando lei o stai guardando... No, stai che vuoi. Chiedeva anche a te, Davide. Sì, esatto. No, non mi sembra. No, non so. Tu non sei una persona rancore, ma neanche te sei una persona. No, io cerco di trasformare il rancore in ho scritto benzina e non lasciarlo come petrolio non raffinato, diventare benzina per la vita. Sì. Uè, Walter Veltroni. Allora. Invece credo che abbiamo un pubblico di rancorosi, perché appena avete introdotto l'argomento vendetta, io ho fatto solo quel percorso lì. Posso parlare io della vendetta? Posso parlare? Io mi sono scopato la ex del mio migliore amico. No, ma guarda, io c'ho una storia peggio, ti giuro. Peggio di quello? Dai, fai parlare. Caso, guarda che sono tutti rancorosi. Ne fai parlare. Caso, fai parlare quello che ha detto quella cosa. Ma quello deve dire solo quello, se vede. Io ho detto, ma che me stai a fare una confidenza? No, lo vuoi dire al microfono? Vabbè, dillo al microfono. Che mia... Aspetta. Dopo che mi ha lasciato la mia ex. Intanto ciao. Ciao. Dopo caro. Che mi ha lasciato una delle mie ex, mi sono scopato la migliore amica. Per vendetta. Ti sei scopato una della sua migliore amica. Ti va di raccontarci questo piano machiavellico che nessuno mai nella storia ha realizzato. Primo, come l'hai programmato? Ma... Come hai cercato di sedurla? Raccontaci il piano. Ci ho pensato parecchio, però è andata così alla fine. Le posizioni? No, è andata avanti per molto, quindi sono state numerose. Numerose. E immagino, vabbè, senza entrare nei dettagli, possiamo parlare di personaggi più o meno inventati. Diciamo. Quindi, hai creato questo piano perfetto. E come speravi che lei venisse a saperlo, la tua ex? No, poi l'ha saputo e si è sentita male, quindi la vendetta ha funzionato. Madonna di Dio, ma che... Adesso ti sei mai chiesto come ti eri comportato te con questa donna? No, io mi ero comportato benissimo. No, vabbè, ci sta, bravo. E ti è capitato poi di utilizzare di nuovo questo tuo potere magico?
della seduzione? No, boh, sì, un paio di volte, però okay. quella era la più eclatante, insomma. Possiamo chiedere alla sua ex che ne pensa? No. Ah no, ok. C'è un'altra che voleva dire, ora racconto anch'io qualcosa di vendetta. Sì, cerca di non trovare Jeffrey Dahmer nel pubblico, Carmelo, abbi pazienza. Io no. avevo detto che non dovevo venire qua, io c'ho paura. No, vai. Ciao, allora, prima di tutto mi vergogno di essere effettivamente amica di Carmelo. Tu sei amica di Carmelo? Esistono. Sei l'unica sopravvissuta. Infatti. Niente, siamo in pochi. Poche, esatto. Allora, anche pochi. Allora, insomma, qualche settimana fa io sono venuta qui per un concerto. Mm-hmm. C'era un ragazzo, comunque ha avuto qualcosa. E si like è had something. Persona, I'm sorry, I had something with him. No. E ha deciso che mentre lui era molto ubriaco se lo doveva fare davanti a me qui dentro. Quindi io l'altro giorno ho mandato un messaggio al suo ragazzo di lei raccontandogli tutto. Mazza che famiglia. Mamma mia, questa da proprio. Dai, non come l'altro, ma, cioè. Sta seduto davanti Carcolo, è tra le due persone più cattive del pianeta Carmelo, ma insomma. Beh, per tenersi le amiche Carmelo devono essere cattive. No, questo è vero. Com'è finita sta storia? Lui ancora non ha visualizzato. Quindi c'è questo colpo in canna. No, vabbè, e stasera su Spotify. Il 24 dicembre. Nel 24 dicembre. A pranzo. Giusto. Ma tanto esce la puntata, esce venerdì. Quindi metti che gli arriva da qualcuno. Ma e mentre Carmelo ci trova un altro essere. Ecco. Voi ragazzi avete mai pianificato e poi messo in atto un piano di vendetta, di rabbia? No, perché sono troppo rabbiosa per pianificare una vendetta. Mi piacerebbe, però purtroppo sono cado nella trappola della rabbia istantanea, quindi... La rabbia ti acceca? Sì, la vendetta è un piatto che va servito freddo e io sono calda. Ma io credo nel karma in realtà. Alice Oliveri, sulla sua tomba la ricorderemo così. E io I miei ero amici calda. Mi ricorderanno così. E io sono calda. Una tavola calda, come un arancino. Una tavola calda. C'è una fila qui pericolosissima, me la sto facendo tutta. Aspetta, ok. Prova, funziona, ok. Chi è arrivato? Chi è il fonico dei Pink Floyd a Pompei? Ok, mi sentite? Ok. Ti sentiamo, sì. Sì, sentiamo. Vai. Dici. Vabbè, la faccio breve. No, è il tuo podcast, vai tranquillo. Grazie. Vivo sul mare, grossa nevicata, mai successa, diciamo, veramente grande. E usciamo verso le 2 di notte con dei miei ex compagni di scuola. Passiamo sotto casa della nostra professoressa di biologia. Non era stata proprio molto simpatica con noi durante gli anni di scuola. E sul momento decidiamo di pulire tutta la macchina dalla neve e lasciargli un grosso fallo gigante sul cofano. E insomma questa è stata la nostra piccola vendetta nei... No, grande vendetta questa. No, molto grande, sì, perché era una Mercedes Station Wagon, nel cofano era certo. Molto grande, ecco, insomma. Senti, l'ho capito adesso, scusa. Vivi sul mare, a occhio e croce, non in Salento, da come parli. No. Dove abiti? Civitavecchia. A Civitavecchia, sì. La grande nevicata di Civitavecchia. Quanti cazzi sui cofani delle station wagon? Uno solo. Ed era quello giusto. Era il Truce Baldazzi che viveva sul mare. Il Truce Baldazzi marittimo. Madonna, è vero, ecco, per esempio alle professoresse del liceo è una categoria a rischio, è una delle categorie con cui non si incazza, professori, professoresse, esatto, anche perché poi sono persone costantemente sotto pressione. Una mia professoressa di inglese delle medie, un giorno impazzì perché tipo, fai conto, una gli cadde un evidenziatore per terra, questo rumore la mandò in bomba, lei, ho avuto un divorzio molto difficile. Però almeno è stata sincera, ne ha parlato. Peggio quelle che erano molto arrabbiate, non parlavano per 5 minuti, dove c'erano tutti, guardavano, facevano tu, 4. Ah, è vero, quando iniziano a sparare sulla folla. Ti do 3, prof, io non è il quarto questo mese, non mi recupero, non recupero mai. Zitti, andavano a fumare, quello è... La rabbia è mancanza di comunicazione, non
come questa persona che ha scritto: urlo, mi sono iscritta ad un gruppo Telegram di sole urla. Questo era il mondo che immaginavano i nostri avi. Sì, sì, per certo. Il futuro. Come no? Quando Guglielmo Marconi inventò il telefono, un giorno... come poteva immaginare che un giorno su Telegram ci sarebbero stati gruppi di sole urla? Sembra poi un orribile, tipo quegli esercizi che ti fanno fare a teatro atroci. Ora grida, Luca, grida. Tu sei un grido, grida. Sei un lupo che grida. Ah! Sì, anch'io ero così. E poi non ci credi mai fino in fondo. Ah! Molto bello, bello. Sì. Meno bello, cioè bello questo, però insomma, questa persona ha scritto: giovane uomo alle porte delle vere responsabilità. Due punti. Il Napoli mi fa uscire fuori di testa. Cazzo vuol dire? Non lo so. Chi è poi? Che te l'ha scritto? Giacomo Leopardi. Sì, chi era estero? Picchio cartoni dei panettoni, me fanno incazzare i clienti. Cosa vuol dire? Ah, non lo so, non lo so. Picchio che cartoni dei panettoni. Picchio cartoni, non so in che accidente. Un ragazzo che lavora al supermercato. Ecco, sì. E magari, non lo so, si sfoga così. Solo di panettoni, però... No, rispetto per Verona. Esatto, quello non lo farei mai. Quello non lo farei mai. No, quello è buono, no? Come... Ecco, per esempio, chiunque lavora nei negozi, immagino che si incazzi quotidianamente con i clienti. C'è qualcuno che lavora qui in un'attività commerciale, in un negozio? Qualcuno? Sì, l'ho vista una mano ma timida. Ma sì, sicuramente sì. No. Sì, l'ho vista. Una mano timida che... troppo. Quando timida. Prende coraggio. Sì, sì. No, ma sono sicuro. Sì, prego, prego. Semplicemente vi danno fastidio le persone che sbroccano in fila in cassa. Ok. Quelle che urlano: apri un'altra! Bravo. Allora, a mezzogiorno e 30! Quelle cose lì. Però la cosa bella è che tu gli dici sempre: no, è rotta. Ah, ok, e non è mai vero, quindi? Mai. Ma nessuno. Adesso lo sappiamo. Noi non è che in cola ci diciamo: oh, è rotto. Per quello non l'aprivano. Ecco, non perché non gli va di andare. Ben detto. Parble. Sì, sì, mi dia pure i punti. Oh. Un'altra testimonianza. Ciao. Io la peggiore incazzatura che ho visto sul lavoro, cioè io lavoravo al centro a Roma, farò anche il nome del negozio, da Zara. La peggiore incazzatura è stata quando una signora ha fatto la cacca nel camerino. No, allora questa cosa ce l'hanno... la faccia dell'inserviente quando ho dovuto pulire il pollo. Ce l'hanno già raccontata questa cosa. Esatto, grande cacate da Zara. Era H&M, era tranquilla quella. No, dove lavorava la persona che ci ha raccontato questa cosa? Però sempre in centro. Ma da vedere. È successo due volte, se non è tempo. Certo, era Claudia. Adesso non diremo il cognome per... È vero. Che lavorava da H&M, però. Adesso è diventato... lo vedi? Grandi quindi, evidentemente cacate. Evidentemente c'è gente che caga camerino. Nei camerini. Sì, ma la mia personalità che difende, invece vuole cercare i motivi, vuol dire che non lasciano utilizzare i bagni e scrivono guasto, guasto in tutto il centro. E magari una persona... La prima reazione che ma ha... Ma certo, ma aspetta. Chi di noi? Ma chi di noi? È una grande catena, non gli darà fastidio. Sì, sì, li provo subito questi capi. Ma esatto. Se tu stai male, magari soffri del morbo di Crohn e non gli, ti lasciano entrare e gli lasci qualetta. Questa pratagliola in camerino, madonna. Esatto, pensa alla cazzatura. Scusa, no, però vorrei tornare dalla ragazza di Zara. Come è finita questa storia? Cioè, nel senso... Beh, io ho riso tanto, c'è da dire. Tu hai riso tanto perché non la pulivi, immagino. Non pulivo. E l'inserviente si è molto arrabbiato. Madonna. Perché poi era diarrea, scusatemi. Ma io, cioè, Madonna di Dio! Ma... Un bollo allucinante sullo specchio. E il bello è che aveva pensato bene. Sullo specchio? Ha lasciato proprio... Perché, cioè, bello. Aveva pensato bene di asciugare tutto con la tendina del capello. Era cosa, e la sua risposta è stata, cioè al mio, però signore che cazzo, e la sua risposta è stata: ma c'avevo mal di pancia. Ah, ma quindi tu hai parlato con la persona che l'ha ma fatto? Ma certo, era all'inizio, cioè io ero in turno ai camerini, cioè nel senso, quindi... Ah, cioè questa signora è entrata fra altre persone senza nessun problema, ha cagato, è uscita e si è trovata a te di fianco. Signora, esatto. Signora, che minchia fa? Che cazzo sta succedendo? Tra l'altro la chiuda la tendina almeno, perché... Esatto, e poi quel camerino è rimasto senza tendina, con la striscia davanti per un mese, tipo, perché niente... Mamma mia. Ma faceva veramente puzza, cioè brutto. Eh beh sì, questo me lo immagino, insomma. Lo fa. Anche perché inizialmente io ho pensato: ma non è entrato nemmeno un cane in questo camerino, ma com'è possibile? Invece la signora si era liberata, insomma. Però fa molto, però dai, non ci si può arrabbiare per una cosa così. Fa troppo ridere. Però, cioè, sì, esatto.
Però cioè, l'inserviente era veramente incazzato perché l'ha dovuta pulire col mod. Un bordello, non te lo voglio manco dire. Ma non c'era volontà, dai, questo è un umorismo pirandelliano. Ed era solo lunedì, cioè, senza veramente minchia. Bello, bello. Questo era un bel racconto dove non, la rabbia, vabbè, tranne il povero serviente. Beh, insomma, l'inserviente non credo che l'abbia proprio detto. Ma sì, dai. Ma c'è andiamo. In sala l'inserviente? Non credo che ci sia. Non credo. Un altro racconto di da parte del. De. No, tu hai già alzato la mano. Vai, vai, Carmelo. Eccola, con la bottiglia in bocca, una tecnica mai vista. Una persona ha alzato la mano con la bottiglia in bocca. Bottiglia di plastica. Occhio. Eccoci qua, ciao. Aspetta, prego, scusa. Eccomi, aiutami. Sassa, prova. Sassa, prova. Ok, tieni. Vai. Grazie, ciao ragazzi, allora io volevo raccontare due cosette però veloci. Due. Prego. Non è RTL 102.5, poi, poi abbiamo tutto il tempo. Sembrano i provini di Italia's Got Talent, però, da come sei partito. Allora, la prima è quella, mi ricollego diciamo alla storia della cacca. Prego. Si parlava di rabbia, ma siamo finiti là. Sì, anche. E a livello di attacchi di rabbia sicuramente la prima volta è stata quando io sono un logopedista e ho dei bambini un po' particolari ovviamente e mentre giocavo con un bambino che non voleva smettere di giocare ovviamente ha deciso di farsi la cacca addosso ovunque praticamente. Ovviamente l'hai messo nella frase perché ti faceva piacere o è una pratica che avviene? Tra ragazzi diciamo che vanno al logopedista succede. Scusa. E non era solido proprio, cioè non era proprio solida, non era un parallelepipedo perfetto, modello Zara diciamo, esatto. Non era un dodecaedro da proprio esatto. Geometria, ok. E il problema non era tanto diciamo quello può succedere, il problema era che questo bambino era un oppositivo provocatorio e quindi tutto sporco di cacca ovviamente si buttava verso di me per spalmare la cacca su di me e ovviamente da logopedista non è una bella scena tu che con la scopa lo allontani. Ma a livello clinico non è stato proprio una bella rappresentazione della professione, però... Ed era il giorno in cui veniva il genitore a vedere i progressi. Sì, esatto. Sì. No, è il genitore... È il giorno in cui devono dare i fondi regionali, capito? Arrivano gli ispettori. E la mamma è arrivata invece giustamente di dire al figlio, insomma, cioè di riprenderlo, e ovviamente gli ha detto, ma perché è successo? E lui, con la sincerità, ha detto, non volevo smettere di giocare, giustamente... Esatto. E lei ha detto no, ma sicuramente è stato un altro il problema per trovare una giustificazione quando in realtà ovviamente voleva giocare e si è cagato addosso, cioè, nel senso che... è un gioco come un altro. Se questo era il primo aneddoto vai col secondo, esatto, album. Esatto, sì, no, il secondo mi ricollego al discorso dei driver che prendono le sbroccate e racconto la prospettiva opposta, cioè nel senso che mi è successo che fuori sede a Roma appunto mentre studiavo e da ora di pranzo una fame quindi sotto diciamo sotto sessione eccetera e praticamente ordino la cena da questo vabbè da Just Eat eccetera beep e praticamente beep dopo un quarto d'ora dopo beep scusa che c'è sta Italo vabbè. E niente, dopo un'attesa, ordine che doveva arrivare alle 8:30, arriva alle 23:36, quindi io scendo ovviamente in tuta, col monociglio, quindi sotto sessione proprio. Col monociglio? Sì, proprio. Classico monociglio da sessione. Quando proprio non c'hai più dignità. Voglia di travestirti. Sì, perché esatto. Normalmente ti spulci appena prima di uscire. È un personaggio di Harry Potter. Esatto. O Elio di Elio e le Stretenzi, sa che sia. E io scendo totalmente avvelenato, cioè pronto a fare la guerra e a dirne di tutti i colori e trovo questo ragazzo in bici che mi guarda con un sorriso e mi fa give good ratings e mi fa il pollicione col sorriso. E devo dire che lì la rabbia è svanita. Ti sei sciolto, vabbè, sì, normale. Esatto. Cioè non ho saputo più come controbattere. Give good ratings. 2 ore e mezza di ritardo e le nuggets del McDonald's che erano diventate pietre, non lo so che, però vabbè.
Just Eat, give good ratings. No, e dopo okay. che te sei mangiato sei andato da Zara. Però è un bellissimo modo per cercare di tenere lontano, dare solo cose positive. Sì, sì, infatti. Senti, allora... Fra le altre varie, le ultime cose segnate, vai, ce n'è una eccezionale che teniamo come ultima. Sì. Rispondo male a mamma. Ah, certo. Vero, cosa vera, tutti lo facciamo per sfogare la rabbia, chiamiamo un genitore, lo riempiamo di insulti, e poi, ma sei l'unica persona che mi capisce. E per tutti intendo io, ieri. Madonna, è vero. Uno risponde male alle proprie mamme. Sì, per la mamma che al papà. Più alla mamma che al papà. E perché però? Perché questa cosa? Perché ti vuole più bene. E giustamente uno vuole sfogarsi su... Certo, no, devi ridarle indietro la moneta che ti ha restituito, che ti ha dato. Qui leggo un mi masturbo complessivamente, non compulsivamente. Complessivamente ti dirò. E poi? Slash con tasca. Ma che vuol dire? Ma forse non lo so. Si masturba forse in tasca. Si cioè masturba fa la cosa quella un po' da tecnicista. Conti in tasca. Cosa cazzo? Secondo me perché abbiamo fatto due domande. Cioè una era come ti sfoghi e l'altra era cosa ti fa incazzare. Quindi il fatto di non sapere l'italiano lo fa incazzare tantissimo. Questo tantissimo, sì. E poi si sfoga. Ah no, i conti in tasca giustamente fanno incazzare. Quindi lui quando è arrabbiato perché non ha i soldi per andare a comprare si fa una sega. Esatto, fa una sega a Piazza Fiume. Vabbè, che ti devo dire, è così. Ognuno c'ha le sue. C'ha le sue cose e li abbiamo letti praticamente tutti quelli che sono stati selezionati. Non ditelo a mia madre. Anche questo. Ma che cazzo vuol dire? Non ditelo a mia madre. Boh, non lo so. Dobbiamo dire a Giovanni e selezionarli in modo diverso. Ah, la gente che canta Dottore del buco del cu alle lauree. Anche quello è vero. Quello è insopportabile. Io ho detto che non mi sono laureato per non sentire questa frase. Io mi ricordo stavo ancora discutendo la tesi e fuori c'erano quelli Dottore del buco. Mentre io stavo parlando con il mio professore. Io vivendo a San Lorenzo questa cosa ci sono la sento molto spesso. È l'inno di San Lorenzo praticamente. Sì, quando entri in un bar e senti da fuori le spumanti. È una roba proprio antica ubriache. Degli etruschi. Sì. E poi non sappiamo per quale motivo, però c'è una persona che ha risposto: qual è la cosa che ti fa più incazzare al mondo? L'attore Riccardo Rossi. Ma perché? Boh, non lo so. L'ho scritto così. Posso dire che sono un po' d'accordo? Ma secondo me perché ha una voce molto particolare. E ma ci quale? Ferragellica! La voce è un po' così. Vabbè, così, però è un amico e lo salutiamo. È un amico forse. Forse non più. Esatto. Ma lo conosco e non è un amico. Dai, di l'ultima cosa che ti fa incazzare, che non hai mai detto a nessuno che ci regali come ultima perla qua a Kashmir. Guarda, ti posso dire. Gli ebrei, scherzo. Signori, direi che possiamo salutarci. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, ha detto lui. Grazie mille. Grazie Alice. Grazie Cecilia. Tahir, Carmelo, ciao. Luca, il Monk. Grazie al Monk, grazie agli amici di Crodino. Grazie agli amici di Crodino. Grazie a Gaetano, a Matteo, a tutte le persone che hanno lavorato con noi questa sera. Noi ci sentiamo e vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Kashmir. Grazie a tutti, ragazzi. Ciao. Buonanotte.